colazione con Radio Alta. Radio Alta. Allora, voi avete voglia di far vacanza, di partire, ragazzi, con colazione con Radio Alta vi portiamo dove voi volete. Siamo stati in Sardegna, siamo stati nel Lazio, in Toscana, in Liguria. Volete andare per esempio in Sicilia? E Sicilia sia! Allora, diamo il benvenuto al nostro pedalatore, ma lo vedo allegro! Pedalatore stanco, ormai si è allenato alla grande, siamo in Sicilia, siamo a Cefalù, ciao Vincenzo! Ciao, ciao a tutti, allenato più o meno insomma. Beh, dai! Un po' difficile perché c'è un cantiere aperto e hanno lavorato tutta notte. Però, e qui ti hanno disturbato? Un po'. Va bene così. Allora, voglio fare un po' di invidia a chi ci sta seguendo in questo momento, soprattutto chi segue Bergamo TV, perché ci sono delle fotografie, delle immagini bellissime della Sicilia. Io conosco bene questa zona, spesso vado in vacanza lì. Tu sei a Cefalù in questo momento, giusto, Vincenzo? Sei a Cefalù? Sì. Ah, ok. Non ho capito? Il campo base. Ecco, Cefalù. Adesso vediamo delle fotografie che tu mi hai mandato. Presumo, ecco, di Cefalù. Ecco qua. Poi vedo una coppa di... Cos'è? Gelato? Che cos'è questo? Ma, caffè? Che cos'è? Siamo in Sicilia, la granita al caffè. La granita al caffè! Ma cioè, adesso la colazione con la granita, al fresco con il caffè. Poi, ecco, vi faccio vedere. Guardate il cielo intanto siciliano. Guardate questo azzurro terso. Fantastico, bellissimo. Questa è la cattedrale di Palermo, giusto? Sì, fuori è stupenda. È veramente, merita di essere vista. È una insomma, Palermo, come tutte le città in Italia, noi abbiamo dei gioielli, ovviamente anche Palermo. Qua invece torniamo alla cattedrale di Cefalù. L'hai vista all'interno la cattedrale? Sì, molto 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 bella, veramente merita anche quella una visita. Per assurdo, fuori quella di Palermo e dentro quella di Cefalù, certo. Che veramente merita. C'è il Cristo, che ti guarda in ogni angolo, è qualcosa di veramente straordinario. Questa è poi la piazza di Cefalù. Guardate, vi portiamo veramente in vacanza questa mattina. Qua torniamo, credo, a Palermo. Vedo dei murales, diciamo, ti ho fatto questa foto bellissima. Cioè, i panni stesi all'esterno. È una stradina laterale del mercato di Ballarò e ci sono questi murales un po' strani, come vedete appunto lì con i panni stesi. Poi più avanti c'era una Madonna, ma con delle finiture indiane. Sì. Vincenzo, non ti sento benissimo, non so se hai messo magari il dito davanti al microfono del telefono, vediamo un po' se riusciamo a sentirti meglio. Qua siamo al mercato di Ballarò e sai quando si dice alla Sicilia, sai, immondizia di qua, immondizia di là. Guardate questo mercato, guardate la pulizia che c'è nelle strade di Ballarò, che avrei sentito urlare, no? I fruttivendoli, pegli di queste, è vero? Non solo, molti hanno delle loro canzoni, diciamo, siciliane che continuano a ripetere in continuazione. È molto scenografico come mercato. Poi c'è un'esagerazione di gente, ma turisti, ma perché ovviamente è molto famoso. Ma molti proprio di loro, lì si può mangiare, ci si può vestire, si può prendere da fare la spesa, si può fare di tutto. Tutto, Ballarò, guardate, è un posto, guardate i colori, questo è l'arancina o l'arancino? Perché so che fra Catania e Palermo da una parte è arancina e dall'altra è arancino, giusto? Esatto, come mi ha specificato un amico di Messina, che abita a Stezzano, che saluto, Salvatore. La zona di Palermo viene chiamata Arancina.
mentre la zona di Messina-Catania, Arancino. Arancino, ecco, c'è questo dualismo, no? Fra Catania e Palermo. Qua torniamo invece ancora a Cefalù, guardate questa via con i vasi al centro di questa ma che splendore, qua dove siamo? Messina forse? Siamo a Messina, antica porta, terra, bar gelateria, dove sei qui? Sì, dovrebbe essere Messina. Questo dovrebbe essere Messina. Qua vedo il traghetto, quindi hai traghettato. Sei a Messina. Guarda, altre immagini straordinarie, veramente. Sempre con la bandierina di Radio Alta di Vincenzo. Bello il mare. Ma senti, hai fatto il bagno almeno al mare? Come no? Ma ragazzo, cioè, L'acqua non è almeno 20 gradi, io non faccio il bagno. Ma che bergamasco sei? Ma ascolta, temperatura? Quanti gradi hai lì adesso a Palermo? Allora, di giorno fa veramente caldo. E la mattina fino alle 9 più o meno è fresco, a volte bisogna mettere la magliettina con le maniche lunghe. E la sera invece è piacevole. Piacevole, insomma. Questo è ancora Palermo, questa dovrebbe essere la piazza del municipio. Del comune di Palermo, che è Piazza della Vergogna. Tu sai che si chiama Piazza della Vergogna questa perché ci sono le statue che sono nude. Ah, quindi era chiamata la Piazza della Vergogna. Questo è l'interno della cattedrale di Palermo. Molto sobrio, l'interno, vero? Rispetto all'esterno non c'è confronto. L'esterno Fantastico. è tutta lavorata, incredibile, con tra l'altro tutta questa, credo, tufo. Tutte le case nella zona, i palazzi, sono tutti fatti con quel tipo di materiale lì, che è Ottimo. vino. Senti, adesso il tuo itinerario, cosa farai nelle prossime ore? Penso di fare un pezzo di costa e poi rivedo come butta. Ma vai ancora a sud della Sicilia o poi torni indietro dal litorale Sicula? Penso di tornare dal litorale, Dal litorale. se no mi viene un Un po' po' lunga. troppo, un po' lunga, certo, poi se devi circumnavigare tutta la Sicilia, Agrigento, lì ci sono i templi, potresti andare anche ai templi, Siracusa. Dall'altra parte della Sicilia più o meno l'ho già fatta, diciamo così. La conosci, certo. Adesso seguo il mio itinerario. Itinerario, giusto, è giusto che sia così. Sei a Cefalù, io ti consiglierei di andare a Bagheria, c'è anni 20, a Bagheria c'è anni 20 dove ti danno una brioche di gelato che so che al mattino costa la metà rispetto al pomeriggio. È mezzo chilo di gelato, ve lo dico perché l'ho già fatto, mezzo chilo di gelato con gelato, panna, brioche, ma quelle buone, quelle vere, voi non le avete mai viste queste? E all'epoca costavano 1,20 euro, con 1,20 euro mezzo chilo di gelato, era una cosa veramente straordinaria. Anni 20 a Bagheria. Se riesci, fallo. Eh? L'ho mangiata ieri a A Palermo. Palermo, beh, insomma. A parte il costo, rispetto alle quantità. È vero, è vero. Costa molto, molto meno. E poi il gelato è numero uno. Secondo me, i maestri del gelato sono proprio in Sicilia. Vincenzo, allora, intanto complimenti perché siamo arrivati in Sicilia. Quindi, nei prossimi, io credo di collegarmi con te venerdì. Dove sarai venerdì? Sarai già in Calabria, immagino. Sì, probabile. Che giorno è oggi? Oggi è martedì. Oggi è martedì. Ci sei? Sono un po' perso. Ma guarda, ti invidiamo tutti. Allora, Vincenzo, intanto grazie, buon viaggio, prudenza. La bicicletta è lì? È ancora lì? La bandierina c'è ancora? Fammi vedere. Ah, bellissimo. Guardate, guarda che ha un valore. Ma sai cosa dovevi fare tu? Ogni città farla firmare, non so, al sindaco, a qualcuno del posto. Ma guarda, ho tentato, adesso ti dico una cosa, un'idea che mi era venuta circa un anno fa. Avevo mandato una lettera al sindaco di Bergamo, dicendo se poteva fornirmi di un gagliardetto di Bergamo, e idealmente, toccavo tutti i capoluoghi di regione,
e nella zona del comune volevo magari, non so, incontrare qualcuno, eccetera, e fare una foto insieme. Però purtroppo in comune non mi hanno neanche risposto e niente, la cosa Ma è ci decaduta. pensiamo noi, il gagliardetto è quello di Radio Alta, in questo caso è quello di Radio Alta, adesso, senza togliere niente agli altri, è importante, caro Vincenzo. Quando ti intervistano, però, dillo che i collegamenti li fai anche con Radio Alta e Bergamo TV, perché è intervistato da tutti, ma neanche ci nomina. Ma com'è sta storia? Ciao Vincenzo, ciao! Fai il bravo, mi raccomando. Ci sentiamo venerdì con Vincenzo Cervi, il nostro pedalatore, ma che non è stanco. Guardate che bel sorriso che c'ha. Colazione con Radio Alta, Radio Alta.